Siamo con il sindaco di Castiglione, il dottor Massimo Mastrangelo, al quale chiediamo se è possibile di anticiparci qualche evento della imminente estate. Buonasera a tutti. Per quanto riguarda la stagione estiva di Castiglione Messer Marino, quest'anno sarà una stagione molto particolare perché prevede numerose iniziative che serviranno ad allietare la nostra stagione estiva, ma anche tanti quanti vorranno venire a Castiglione a trascorrere un po' di giorni di vacanza o anche semplicemente a vedere tutte le nostre bellezze. Nel mese di luglio ci sono delle feste patronali, per cui invitiamo tanta gente a dover venire. Poi il clou si avrà nel mese di agosto, cominciando dal primo di agosto, che è domenica, che ci sarà un raduno provinciale degli alpini, per cui ci saranno tantissimi alpini che verranno a Castiglione, ci sarà una manifestazione molto caratteristica e bella. Poi dall'inizio proprio dei giorni di agosto ci saranno le varie manifestazioni, che poi intanto prima di Ferragosto ci sarà la classica festa della birra, i tre giorni che ormai sono diventati famosi in tutta la provincia, addirittura in tutta la regione Abruzzo. E successivamente, quest'anno sarà la novità, ci sarà il gemellaggio con la città di Balcarce in Argentina, la seconda parte, perché la prima è già stata fatta questo inverno con la delegazione di Castiglione che è stata in Argentina. C'è il ritorno degli argentini in Italia e dal 17 di agosto fino al 22 ogni giorno ci sarà una manifestazione particolare in ricordo di Manuel Fangio, che è stato il campione i cui genitori sono di Castiglione Messer Marino e che quindi ha dato i natali a questo grandissimo campione, che per noi è un onore enorme poter rappresentare. E poi ci sarà anche la trattazione di prodotti tipici del posto, quali la patata, le ricotte, i formaggi, la ventricina, le famose Sagnalo Couture, che è una caratteristica di questo posto. Ci saranno gli argentini, ci saranno le autorità pubbliche, ci sarà tanta gente, perché è un'occasione per noi molto particolare e molto importante per farci conoscere un po' in Abruzzo, in Italia e anche all'estero, perché no. Poi ci sarà la conclusione con le feste patronali di settembre, quindi la stagione sarà molto ricca, sarà molto presente, e invitiamo tutti castiglionesi e non castiglionesi a partecipare, a venire a Castiglione e a venire a stare un po' insieme con noi.